Buonasera amici e benvenuti a Ricette di Classe, una puntata particolare questa con il professor Luigi Manzo, che non finisce mai di stupirci in quanto ha preparato qui sul tavolo dove si sta svolgendo la lezione di Salabar un quadro del 1600. Perché professore? Sì, un quadro del 600 ha diversi ingredienti, diciamo così, interessanti. Ingredienti si intende non soltanto cose da mangiare, perché rappresenta un po' la tavola dell'epoca con i prodotti dell'epoca, anche se sono anche prodotti prelibati perché erano tavole per ricchi. Però ci sono due elementi interessanti. Una è una coppetta da cocktail e un'altra è una flute. Benissimo, perché esistevano già i cocktail, si facevano già i cocktail nel 1600, professore? Ecco, e questa è la cosa interessante. Che lo spumante, lo champagne sarebbe arrivato più o meno in quegli anni, però di cocktail nessuna traccia, perché noi sappiamo che la parola cocktail compare nel 1800 negli Stati Uniti per la prima volta. Quelli che intendiamo noi classicamente come cocktail, cioè due o tre ingredienti distillati, liquori, shakerati, miscelati e serviti. Però la cosa interessante è che la struttura, l'archetipo della coppetta cocktail è già comparsa nel 1600. In realtà, perché questi sono i quadri più antichi, perché poi negli anni ne ho trovati anche altri dove appunto avevano questa la coppetta, però non c'era. Allora cosa era contenuto all'interno? Semplice liquori. All'epoca, già con Caterina de' Medici, nasce la liquoristica che nasce in Italia e che poi lei porterà in Francia. I liquori, i rosolì, gli elisir di lunga vita, quelli che custodivano i monaci segretamente in tutti i monasteri. Poi infatti avverrà la rivoluzione francese, che di buono avrà portato qualcosa, ma anche di peggio. Cosa ha fatto? Hanno distrutto i monasteri, le chiese, le campane sono state fuse, insomma c'è stato tutto un movimento. Allora i monaci, stiamo parlando del 1800 quasi, dopo la rivoluzione francese, abbandonando questi monasteri distrutti, hanno portato con sé le ricette dei liquori, e da lì con la rivoluzione industriale sono nati le prime distillerie, comunque liquorifici tipo Averne, eccetera eccetera, e allora il prodotto è diventato, diciamo, di consumo per tutti. Certo, un'ottima occasione quindi la lezione di Salabar per fare storia, cultura con i ragazzi e quindi dare un senso, uno spessore all'attività anche pratica, perché in fondo la cultura, gli elementi culturali sono fondamentali proprio per svolgere nel migliore dei modi poi l'attività pratica. Sì, la cultura si mangia, nonostante le persone ignoranti pensino l'incontrario. Sì, sembriamo che noi li disprezziamo questi, però in realtà nei libri, nei testi, io parlo anche di cucine di sala, non soltanto libri in generale, ci sono tantissime cose che poi succede come quella moda. I famosi pantaloni a zampa d'elefante che tornano di moda ciclicamente, ma esistevano già negli anni 70, quindi così anche le ricette storiche, sia di drink che vengono rivisitati e proposti in forma moderna, ma sia anche di cucina. Stiamo parlando dei primi ricettari. Ricordiamo che i primi ricettari risalgono all'antica Roma, con il famoso Apicio, quindi nulla di nuovo si inventa. Anche i cosiddetti cocktail molecolari, che 10 anni fa sembrava, come si può dire, la grande novità del prossimo decennio, in realtà i cocktail molecolari sono stati inventati da un cuoco nel 1800, da un cuoco francese. Quindi, però, cosa succede? Chi non conosce la storia, non ha letto i testi, non ha capito che c'è tutta una storia, diciamo, segreta, nascosta nei testi, dirà: oh, che grande invenzione! E quindi tutti lì a bocca aperta a dire bellissimo. Però chi conosce dice: sì, è vero che qualcuno ha interpretato così il bar chef, il famoso bar chef, però è anche vero che nel 1800 già esisteva, quindi niente di nuovo sotto il sole. Certo, e ragazzi, tutto questo lo devono conoscere. Sentiamo se i ragazzi hanno qualche domanda da fare. Che significato ha l'orologio in questo quadro? Allora, i quadri vanno interpretati anche come allegoria, cioè non vanno interpretati letteralmente, basta, così come si fa anche ad esempio con le sacre scritture, con tante cose. Qui l'allegoria è un pochino nascosta, perché intanto rappresenta proprio il piacere della vita, cioè il mangiare bene e anche il peccato di gola, perché come vedete ci sono anche dei prodotti di un certo tipo che oggi sono costosi, ma erano costosi anche all'epoca.
L'orologio rappresenta un qualche cosa che scorre in avanti nel tempo, cioè tu hai comunque un tempo stabilito. Sì che puoi mangiare, puoi dedicarti ai piaceri della vita, però a un certo punto tutto finisce, tutto crolla. Quando? E viene indicata dall'alzata. Infatti se si fa caso in questo quadro l'alzata è rovesciata, mentre noi nei tavoli la classica alzata la vediamo o la mettiamo ovviamente dritta, con tutto le mele, la frutta, cioè messa sopra. Invece in questo caso significa proprio la fine delle cose, quindi divertiti, mangia, fai quello che vuoi, però ricordati che il tempo scorre e quindi devi dare anche un significato profondo alla tua vita. Infatti non a caso veniamo dal periodo di Pasqua, che non è soltanto un periodo dove si mangia la colomba, l'uovo, che sono tutti simboli, attenzione, ma ti impone anche, se uno lo vuole, una riflessione su che cos'è la vita e sullo scorrere del tempo. Volevo chiedere cosa c'è dentro i bicchieri. Bene, allora, cosa c'è dentro i bicchieri? Non è facile, però intanto abbiamo visto che non possono essere cocktail, ok, perché i cocktail non esistevano. Possono essere sicuramente o un amaro o un liquore. Allora, il colore giallo sicuramente è legato, ad esempio, c'è un famoso liquore francese, lo Chartreuse giallo, fatto dai monaci certosini nella Savoia, in Francia. Loro per un periodo sono stati, anzi, da sempre hanno prodotto questo liquore particolare che è di due colori, verde e giallo. Quindi potrebbe essere qualcosa di simile. Quali erbe utilizzavano? Sicuramente l'artemisia, ma tante altre erbe, il timo, eccetera, eccetera. Da noi come liquori gialli i più famosi sono sicuramente lo strega e il galliano, che tra l'altro il galliano è stato proprio dedicato da un liquorista livornese a un generale. E a parte quello, quindi qualcosa che è sicuramente a base di erbe. Sul rosso anche lì può somigliare a un classico rosolio, quei liquori dolci o a base di rose, eccetera, quindi fatti in un certo modo. Ecco, questa potrebbe essere una supposizione. Poi ovviamente potrebbe essere anche vino, perché qui si parla, però dato che il dolce, cioè dato che la frutta generalmente si mangia alla fine, questa se ci sente la collega Molino ci uccide, perché noi sappiamo che in realtà la frutta non va mangiata a fine pasto perché fermenta, eccetera. Però una volta, che non avevano le conoscenze che abbiamo noi oggi, la frutta dulcis in fundo, si mangiava frutta e dessert in fondo. Quindi essendo anche dei prodotti da dessert, qui da fine pasto come la frutta eccetera, sicuramente si suppone che non sia vino, ma si suppone invece che siano dei liquori, anche se c'è anche lì un prototipo della flûte come la conosciamo noi oggi, e la flûte è femmina. Lasciamo la lettura di questo quadro, che è stata veramente interessante, il quadro che riporta una data, 11 aprile 2019, nella quale in questo istituto si è tenuto un pranzo d'annunziano che ricordiamo ancora oggi. E ci trasferiamo invece in quest'altra parte della tavola e facciamo un salto nella cultura tiki della Polinesia. Professore, questi bicchieri provengono di là, quantomeno hanno delle forme caratteristiche di quella zona. Esattamente, questi bicchieri ricordano un pochino i totem pagani, anche quelli degli indiani d'America, eccetera. Hanno oppure dell'isola del famoso mistero, delle statue dell'isola di Pasqua. Come ad esempio questo, ad esempio, che si vede benissimo che è ispirato. Però ci sono, nel tempo, la cultura tiki poi è esplosa paradossalmente negli anni 50, anni 40-50, negli Stati Uniti, in California, con alcuni famosi personaggi che hanno inventato anche cocktail famosi, Mai Tai ad esempio, oppure lo zombie. Le caratteristiche di questi drink quali sono? Oggi noi a scuola con la seconda faremo analcolici, quindi inventeremo dei cocktail analcolici con vari ingredienti e li serviremo in questo tipo di bicchieri. Però in realtà i veri tiki sono alcolici, comprendono ad esempio uno o due tipi di rum con altri ingredienti, ad esempio come succo d'ananas, che si sposa perfettamente con il rum. Cosa carina, quando si utilizza il rum scuro, ecco, il colore del cocktail non è proprio carino, non è bello da vedere, allora viene coperto, diciamo così, da questi bicchieri dove tu non puoi vedere la trasparenza, non puoi vedere in trasparenza il colore, però apprezzi il sapore e ovviamente apprezzi anche in questo modo l'arte, nel senso
questa particolare arte, ma questi sono soltanto alcuni. Quello, il più curioso di tutti è questo. Questo ricorda delle famose le statue dei giganti in Sardegna. Si chiama NUG, l'hanno scritto dietro, perché è l'abbreviativo, anziché chiamarsi Tiki Mag, si chiama Tiki NUG, perché è stato fatto in Sardegna da dei ragazzi sardi che scolpiscono anche loro questi tipi di bicchieri e li esportano in tutta Italia e in tutto il mondo. Quindi questa è una produzione locale. Certo, per saperne di più su questa cultura che naturalmente non è conosciuta da noi ovviamente, perché è lontana, si riferisce ad una zona veramente lontana. E, quali sono le caratteristiche proprio di questa cultura Tiki? Sì, basta vedere i film Gli ammutinati del Bounty, un film celebre dove ad esempio si vede questi, i fiori, ad esempio la presenza dei fiori. Di questi fiori particolari, delle collane di fiori, eccetera. Anche un altro film, visto che ci troviamo in citazioni, quello con Elvis Presley, Hawaii, un famoso film degli anni 60, anche lì si vedevano degli elementi di caratteristiche, si vede lui che beve questi cocktail in bicchieri simili a questi, con tanto di fiori come guarnizioni, con ombrellini e così via. Quindi, dal punto di vista degli alimenti, diciamo dei distillati, del contenuto, sicuramente il rum. Il rum è il distillato per eccellenza dei Caraibi, di quella fascia di zona. E quindi un distillato a base di canna da zucchero. Poi io ho anche il sospetto che questi cocktail si siano diffusi molto ancora prima nel proibizionismo. Perché nel proibizionismo succede che negli Stati Uniti non si può bere facilmente, allora molti si spostano a Cuba. Dalla Florida si spostano a Cuba per bere. Quando arrivano questi turisti americani, ecco, dato che l'unico rum adatto alla miscelazione in realtà sarebbe quello chiaro, è chiaro che dopo un po' le scorte di rum chiaro cominciano a esaurirsi. Allora cosa succede? Si comincia a utilizzare rum scuro e rum chiaro, rum scuro e rum chiaro. Questo è un trucco per cercare di vendere entrambi i prodotti. Infatti, se andate a vedere la ricetta dello zombie e del Mai Tai, ma ce ne sono anche altri famosi, ad esempio lo Scorpion, un altro cocktail famoso, il Turquoise Blu, eccetera. Ecco, tutti questi hanno le classiche caratteristiche dei cocktail Tiki, tra cui anche un altro prodotto che è un nome latino, il Falernum, che però non è il famoso vino dell'antica Roma, ma è una specie di sciroppo. Si trova anche in Italia, però non c'entra nulla con il nostro Falerno del Massico, che era il vino più costoso dell'antica Roma. Abbiamo capito con questo suo excursus così interessante come sia appunto importante per i ragazzi fornire loro queste conoscenze, anche perché poi si affacceranno ad un mercato del lavoro internazionale, per cui è giusto che conoscano anche culture lontane da loro. A proposito di conoscenze, in realtà la scuola è cambiata da diversi anni, nel senso che o in meglio o in peggio lo vedremo. È diventata molto burocratica per certi versi, quindi io non amo molto la burocrazia, però il fatto di avere conoscenze, abilità e competenze, che queste sono le tre parole chiavi, lo possiamo applicare benissimo qua, perché conoscenze, io ti spiego l'utilizzo di questi bicchieri, te lo spiego, poi ti spiego i prodotti che utilizzerai, quindi dico la differenza tra rum scuro, rum chiaro, tra mezcal e così via, ti sto dando delle conoscenze. Tu, allievo, dopo le conoscenze io ti insegno, in questo caso io come docente, le abilità. Ti spiego come miscelarlo, quali strumenti utilizzare e così via. Quindi ti sto dando le abilità. Quando tu hai conoscenze, ma non devi ripetere, come si dice a Firenze, a babbo morto oppure a pappagallo, quello che dico. No, devi capire perché ti ho detto che hanno una forma particolare. Sì, ti fidi di me che quella è una... è un classica, ricorda le statue dell'isola di Pasqua, ti fidi di me, però se te lo va a cercare, se no potrei anche dirti delle cose che non corrispondono al vero e tu a bocchi. Invece... Bene, e allora vediamoli proprio all'opera, i ragazzi. Ora vedremo le competenze, nel senso che dopo che ti ho spiegato conoscenze e abilità, vediamo se hai le competenze per andare in un bar a fare un provino. Ecco, e mettiamo alla prova, ti chiami? Andrea Pasquali. Andrea Pasquali ci farà vedere che cosa? Un cocktail analcolico con questo tipo di bicchiere. Bene, allora preparati gli strumenti e vedremo operativamente come te la cavi.
Mentre Andrea si sta organizzando, Benjamin voleva fare una domanda sui bicchieri che ha illustrato il professore. Perché c'è un barile in mezzo a quei bicchieri tichi? Il bicchiere è questo, giusto? Allora, in realtà la risposta è semplice, perché i tichi, come avevo detto prima, si fondono su una cultura che abbraccia un largo spazio, soprattutto legato anche ai Caraibi. E qual è il distillato per eccellenza caraibico? Il ron, che si può chiamare anche rum, e rum con l'H, che non è la stessa cosa, però ci sono delle sottili differenze. E qual era la preda più ambita sia dei pirati sia dei corsari, che sono due cose un pochino diverse? I barilotti di rum alle casse dei dobloni. Infatti non so se avete letto Moby Dick. Moby Dick, a un certo punto il capitano Ahab, per dare la carica al suo equipaggio, dire: il primo che mi ha vista la balena gli regalo questo doblone. Prende un doblone d'oro, lo infilza sul ponte dell'albero maestro e gli dice: questo sarà vostro al primo che ha vista la balena bianca. In realtà è un simbolo, perché il doblone d'oro rappresenta l'immortalità. Lui vuole dare l'immortalità, però poi sapremo che fine fa. Però attenzione, dopo quell'episodio, cioè dopo questa scena, nel senso, cioè descritta sul libro, loro festeggiano con il grog, che è un altro cocktail tipico legato ai pirati e ai corsari, dove c'entra sempre il rum. Da qui il famoso, in ricordo, hanno fatto anche un bicchiere, una mug a forma di barile. Ecco, vedete quanto bisogna conoscere e sapere su un semplice bicchiere. Daniele e Andrea stanno discutendo su come preparare il cocktail. Allora, cosa ci vogliamo mettere? Allora, io metterei un succo di arancia, un succo di lime e un succo di mirtillo. Avresti qualche idea da dirmi, da consigliarmi? Direi di no, perché se dobbiamo usare gli sciroppi poi dobbiamo shakerare. E altre idee non ne avrei, guardando cosa ci abbiamo lì. Perfetto. Allora procedo con questi ingredienti e con il drink. Bene. Tra l'altro, come ci aveva detto tante volte il prof, che anche se viene un colore scuro, con questi bicchieri non si vede, e da oltre diamo anche più sapore aggiungendo qualche altro tipo di succo, opposto di usarne solo due o altre cose. Per esempio anche il mirtillo. Sì, il mirtillo ha un colore forte, quindi grazie a questi bicchieri lo possiamo usare tranquillamente, senza dare un impatto al cliente sgradevole, diciamo. Certo, e allora al lavoro. Parto con il raffreddare il bicchiere con del ghiaccio. Useremo poi il bar spoon. Ovviamente mettiamo il ghiaccio per non fare uno shock termico agli ingredienti, perché se noi non raffreddiamo il bicchiere, siccome a temperatura ambiente, casomai i succhi li abbiamo appena usciti dal frigo, poi c'è questo shock termico e non ha più lo stesso sapore, e non ha un sapore gradevole. È un passaggio fondamentale. Andiamo avanti. Mentre che il bicchiere si è raffreddato, butto via il ghiaccio e ne metto uno nuovo per non creare dell'acqua in eccesso, e lo riaggiungo per poi mettere gli ingredienti. Perfetto, ora procedo con gli ingredienti. Abbiamo il misurino che usiamo ogni volta. Sì. E quindi corrisponde a quanto questo misurino? 4 cl di succo di arancia che verso, però ne ho intenzione di mettere 2. Quindi in
tutto 8 cl di succo d'arancia. Poi aggiungo 4 cl di succo di lime, perché comunque ha un sapore forte. E 8 cl di succo di mirtillo. E per finire aggiungo della Sprite. Quindi non si shakera, però va mescolato. In questo caso sì, non lo shakeriamo perché adesso stiamo pure completando con la Sprite, siccome è una bevanda gasata, se noi la andiamo a mettere dentro lo shaker, poi lo shaker ci esplode in mano, diciamo. Bravissimo. Mescolata col bastoon per legare tutti i sapori. Bravo. Ok, e come ha detto il mio compagno, do una mescolata per fiscare tutti i sapori e per renderli omogenei. Alla fine guarnisco con della menta fresca e la inserisco al suo interno e metto la cannuccia. Ecco, e il nostro cocktail è pronto. Abbiamo dato anche un nome a questo cocktail, un nome di fantasia. Come si chiama? Si chiama Pasqualito, un'invenzione mia, diciamo, e dei miei compagni, del nostro prof Luigi Manzo. Che bravi ragazzi di questa classe seconda C, che vogliono mettersi ulteriormente alla prova. In questo caso il nostro Daniele ci farà vedere la preparazione di un cocktail sempre caraibico, mentre sarà Andrea, si sono invertiti i ruoli come potete vedere, che commenterà quello che fa il compagno. E iniziamo. Ovviamente facciamo gli stessi procedimenti di prima, l'unica cosa che cambia è che adesso non è più un cocktail analcolico, ma è un cocktail alcolico. Abbiamo scelto questo bicchiere perché stiamo usando il rum, pure già dalla forma, il barile, come abbiamo spiegato, come ha spiegato prima il mio professore, e tutto il resto. Partiamo dal rum. Quindi la base in questo caso è alcolica ed è un misurino di rum. Sì, ovviamente 4 cl. E metteremo altri 4 di arancia e 4 di mirtillo. E invece di lime stavolta ne mettiamo solo 2. Bene, allora vai avanti. Piacciono questi abbinamenti che sta facendo? Sì, sono molto particolari come abbinamenti, però possono comunque dare dei gusti molto particolari e buoni al palato per chi li beve. Bene. Allora, adesso stiamo aggiungendo? Abbiamo aggiunto il mirtillo, adesso completiamo con 4 cl quindi di mirtillo. Tutti i 4 cl a parte il lime, che ne mettiamo 2. Lime scegliete sempre di metterlo in quantità inferiore, perché rispetto agli altri ingredienti, perché sì, come ci ha detto il prof, ha un gusto molto forte e magari al palato per chi beve questo drink non risulta piacevole, potrebbe coprire anche in maniera troppo forte gli altri ingredienti. Esattamente, sì. Bene, adesso hai preso sempre in mano, si chiama quello strumento, il bar spoon, hai mescolato e stiamo arrivando alle ultime battute. Finiamo mettendo che cosa? Mettiamo questa palma come decorazione e finiamo con una cannuccia. Finiamo con una cannuccia. Benissimo, solleva il cocktail, presentalo alla telecamera e questo è il lavoro che hai fatto, ultimato. Complimenti a Daniele, complimenti a questi ragazzi, promettono veramente bene, professore, vero? C'è l'impegno e quindi anche mettersi in gioco, noi valutiamo
al di là delle imperfezioni che uno ci può essere, che un barman esperto potrebbe dire, però lì quei due succhi non mi convincono, non ce ne può fregare di meno. Qui si viene per imparare e per sbagliare soprattutto. E per sperimentare per anche. Per sperimentare, quindi tanto di cappello. Sbagliando si impara, dice un saggio proverbio. Sì, sì, soltanto chi non fa non sbaglia mai. E quindi in realtà l'occasione era, lo scopo era non creare dei cocktail perfetti, ma di ripassare le tecniche di miscelazione, di vedere i mocktail, che sono questi cocktail analcolici, anche se dopo abbiamo visto, abbiamo usato del rum anche per agganciarci al concetto di tiki, e quindi anche di fare una lezione un pochino più complessa, dove si abbraccia anche il mondo dell'arte, quindi di ampliare anche le conoscenze, non soltanto competenze, non solo io so fare, ma so pure che cosa c'è dietro. E quindi a quel punto, se hai le conoscenze, le abilità te le fai a scuola con la pratica, e poi avrai le competenze per andare a lavorare. Certo, certo. Vi è venuto nel frattempo in mente un nome anche per quest'altro cocktail? A chi dei due, o qualcuno anche da posto, si è avuto un'idea su come si potrebbe chiamare questo cocktail? Lascio la parola al mio compagno di classe. Era venuto un nome, però non so. Potremmo provare il barile. Osa. Dimmi. Il barile della seconda C. Il barile della seconda C. Bellissimo, bravo. Complimenti. Allora, io direi di concludere qui questa puntata, che spero abbia avuto anche per voi degli spunti di interesse non indifferenti. Abbiamo capito come dietro ad un'attività pratica ci debba essere una solida preparazione culturale, come si possa spaziare da un cocktail all'arte, alla storia. È vero, professore? Perché ci tenete nella formazione che offrite ai nostri studenti a puntare anche su queste cose? Perché per diventare un esecutore di cocktail c'è manco bisogno di andare a scuola. Ti vai a fare un periodo di apprendistato con un barman bravo, lo guardi, impari per imitazione, quindi non c'è bisogno che tu legga libri, eccetera, eccetera. Invece se vuoi fare un percorso diverso, che dici, io non voglio essere solo un esecutore, ma voglio essere anche un creatore di cocktail, come fanno i grandi chef. Loro non è che sono diventati così grandi chef, no. Prima hanno imparato e poi sono andati ad approfondire i vari concetti, eccetera, per poter sperimentare cose nuove. Ma per sperimentare cose nuove devi avere intanto l'esperienza, ma devi avere delle conoscenze, altrimenti cosa sperimenti? Certo, e allora chiudiamo qui questa puntata e con un bellissimo applauso rivolto al professore e anche a voi studenti. E a questo istituto che fornisce veramente una preparazione a 360 gradi importante per affrontare un mercato del lavoro che pretende sempre di più. Sì, e ne approfitto anche per dire che noi a metà maggio, il 14 maggio, parteciperemo a una gara all'interno della Liguria, tra istituti liguri, sul cappuccino albergese di Genova. È una gara fatta in memoria di un collega di sala che è scomparso qualche anno fa, gli hanno dedicato questo concorso e noi parteciperemo con due alunni di seconda C e niente, speriamo di portare un buon risultato. Certo, perché tutte le occasioni devono essere sfruttate a favore degli studenti per la loro formazione. Allora salutiamo tutti voi telespettatori, vi invitiamo come sempre a seguirci tutti i venerdì alle 18.50 prima del TLS giornale con ricette di classe. Arrivederci dall'alberghiero, dalla seconda C, e grazie al professor Manzo.